Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Chiudiamo questo percorso di sociologia invece parlando delle cosiddette teorie del conflitto, che arrivano evidentemente dopo la scuola funzionalista e sono teorie importantissime perché ci dicono innanzitutto, o meglio, sono teorie alternative alla scuola funzionale che vedeva la società come stabile, integrata, con dei valori su cui abbiamo tutti il consenso, tutti la pensiamo allo stesso modo. Mentre i conflitti invece ci dicono che le società non è detto che abbiano tutti gli stessi valori da condividere. E poi le società sono in continuo mutamento, cambiano, mica sono sempre in equilibrio. E poi le società sono un continuo, ecco la parola conflitto, un continuo scontro tra forze contrastanti, no? Pensate alle manifestazioni, le rivoluzioni in Russia, ma in Italia negli anni 70, in Iran adesso, no? O nei paesi del Nord. Altro che le società stabili, equilibrate, tranquille, pacificate, che hanno delle funzioni che sono ben precise, come diceva il funzionalismo. Dunque, è importantissimo questo, cioè le teorie del conflitto ci dicono che la società è in conflitto. Cioè la visione che ha questa scuola della società è una visione di scontro tra gruppi o classi sociali. E qui la parola classe vi farà venire in mente chi? Il filosofo che abbiamo visto all'inizio. Karl Marx, quando abbiamo parlato, no, del padre del comunismo, così della teoria sul capitale e sul comunismo. Quindi dobbiamo cercare di legare queste teorie del conflitto a quello che abbiamo visto all'inizio delle lezioni, quando abbiamo parlato di Marx come padre della sociologia. Dunque, la società è, evidenzia questa scuola, un conflitto tra gruppi. Questo conflitto avviene per differenze economiche, questo conflitto avviene per differenze sociali, questo conflitto avviene per differenze di valori, differenze di religioni, quindi la società non è in equilibrio. Quali sono state le scuole più importanti delle teorie del conflitto? Sono tre, le avevo già detto la scorsa volta. La sociologia marxista, Francia. Le sociologie della scuola di Francoforte, Germania, e le sociologie critiche che ci arrivano dagli Stati Uniti. Vediamo la sociologia marxista. I più importanti autori della sociologia marxista sono Louis Althusser, nato nel 1918, morto nel 1990, e Pierre Bourdieu, nato nel 1930, morto nel 2002. Due concetti importanti di questi autori. Nel caso di Althusser, il concetto importante da ricordare è il concetto di apparato ideologico di Stato. Nel caso di Bourdieu, parliamo invece di diciamo così, capitale culturale, ma lo vediamo con calma dopo. Allora, Althusser è stato filosofo, insegnante dell'università, membro del Partito Comunista Francese e studia il concetto di ideologia Marx, di marxiana memoria. Vi ricordate l'ideologia che cos'era? Falsa coscienza della classe dominante sulla classe dominata. Le idee dominanti sono sempre le idee della classe dominante, Marx. Ora, questa ideologia, per Althusser, si è fatta Stato, qui dice, e infatti la chiama, nello Stato ci sono degli apparati ideologici, cioè
lo Stato mette in atto degli strumenti anche di repressione e di oppressione con l'obiettivo di trasmettere la propria ideologia. Cioè, secondo Althusser, la società si regge su apparati ideologici di Stato. La società si regge su apparati ideologici di Stato. Per esempio, l'apparato ideologico di Stato religioso. Per esempio, l'apparato ideologico di Stato scolastico. Per esempio, l'apparato ideologico di Stato della famiglia. L'apparato ideologico di Stato politico, giuridico, sindacale, cioè lo Stato, all'interno dello Stato ci sono degli apparati che hanno l'obiettivo di trasmettere una certa idea della società, anche con strumenti repressivi e oppressivi. Apparato ideologico, che ne so, religioso, la Chiesa che continua a dire che bisogna fare figli. Ci sta dicendo che le madri devono essere solo mamme. È una certa idea che si incunea piano piano. Apparato ideologico scolastico. Questa idea che nelle scuole private, paghi di più, si studia meglio che nelle scuole pubbliche. Questa idea della scuola, ma se la scuola fosse privata sarebbe migliore, avremmo dei docenti migliori, avremmo degli studenti migliori, no? Questa idea di scuola che deve essere basata sulle economie, non tanto sulla cultura. La scuola è anche cultura. Che si... Mi seguite? Cioè, apparato ideologico, un'idea di scuola che ci deve dare lo Stato. Apparato ideologico della famiglia. La famiglia è fatta solo di padre, madre e figlio, non può essere fatta da due persone dello stesso sesso, ok? O due persone che non si sposano. È un'idea di famiglia che lo Stato dà. Oppure, apparato di Stato politico, pensate adesso non tanto l'Italia, ma in Cina. In Cina chi dà le idee politiche è il Partito Comunista Cinese, c'è cioè solo quel partito lì, non è come in Italia che ci sono tanti partiti. Quindi ogni Stato ha degli apparati che hanno il compito di trasmettere una certa idea di Stato. Non solo dal punto di vista ideologico, cioè le idee che vengono trasmesse, ma anche dal punto di vista, a volte anche, diciamo, fisico. Cioè, guardate, cosa c'è stato l'altro giorno all'Università La Sapienza di Roma, la polizia che ha manganellato degli studenti che protestavano contro una conferenza che secondo questi studenti era di stampo fascista e che avevano mosso delle critiche. A me fa pensare questa cosa. O le manifestazioni degli studenti che sono state fatte l'anno scorso a Roma, molto violente. Voi non ve lo ricordate, ma nel 2001 c'è stata una grandissima manifestazione a Genova contro la globalizzazione, c'erano 1 milione di persone, manifestanti venuti da tutto il mondo. Cercate su YouTube G8 di Genova e capite che cosa intendo con repressione dello Stato nei confronti del pensiero critico, del pensiero libero, del pensiero, diciamo così, che ha una certa idea di società. Dunque, sono apparati repressivi, dice Althusser, ma sono apparati, diciamo, apparati repressivi soprattutto dal punto di vista ideologico. Questo è importante. Cioè, c'è una repressione che è fisica, ma c'è una repressione che è anche ideologica. Cioè, la repressione può avvenire anche attraverso la trasmissione di certe idee, non solo con la polizia che manganella. Questo ci sta dicendo Althusser. La repressione può avvenire anche attraverso idee, non solo con la violenza fisica.
Ci siamo? Concetto di apparato ideologico. Bourdieu invece ci parla in particolare della scuola. Per esempio, il concetto di capitale culturale. La cultura, per Bourdieu, viene tramandata con un certo fine. Intanto una cultura che arriva dall'alto. Io ne so, voi dovete stare a sentirmi. E dunque Bourdieu ci dice che la cultura ha la stessa logica dei soldi. Quindi la cultura che arriva dall'alto è più di valore rispetto alla cultura dal basso. Cioè, aveva scoperto questa cosa, che per esempio, studiando la scuola francese, Bourdieu si era occupato di studiare la scuola francese, e aveva visto che, per esempio, le scuole sono dei luoghi che, diciamo così, mandano avanti questa logica. Gli istituti tecnici e i professionali sono per gli studenti poveri. E continueranno a essere abitati da studenti poveri. I licei e le università invece sono per gli studenti ricchi. Mi seguite? Cioè la scuola, secondo Bourdieu, riproduce disuguaglianza. Chi lo dice che in un liceo non possa andarci il figlio di un operaio o il figlio di un contadino? Eppure nel nostro sistema scolastico tendiamo a far andare nei licei i figli dei benestanti e negli istituti tecnici o professionali i figli dei poveri. Questo si era accorto Bourdieu in Francia. È una cosa che si è posta ancora oggi, un po' in Italia, no? Anche. Dunque, perché? Perché se vai al liceo è più prestigioso rispetto a un tecnico professionale che è meno prestigioso. Capitale culturale. Cioè la cultura che fanno al tecnico professionale non è cultura. La cultura che fanno al liceo invece è cultura. Mi seguite? Ha più valore. Quindi, diciamo così, la cultura, secondo Bourdieu, ha la stessa logica dei soldi, del denaro, del capitale. Può essere venduta e comprata come un oggetto. Questo aveva criticato Bourdieu rispetto al sistema scolastico. E poi un altro concetto importante di Bourdieu è il concetto di violenza simbolica. Cioè sono forme di violenza non fisica, ma psicologica, tipico delle classi dominanti su quelle dominate. Sono violenze, diciamo così, dolci. Soft. Faccio un esempio. Possiamo parlarne, ragazzi. È giusto che una candidata alla presidenza del Consiglio in campagna elettorale metta su internet un video che riprende una donna stuprata con tutto? La donna non aveva un nome, era oscurata, si sentivano le voci, ma cioè, era necessario? Cioè, questa donna che ha subito lo stupro, che era una donna, che il messaggio era donna ucraina stuprata da un ragazzo senegalese. E fa vedere il video. Per dire che cosa? Che molti senegalesi possono essere stupratori. Questo è già criticabile, perché non tutti i senegalesi sono stupratori, ma ci sono anche italiani stupratori. Vabbè, ma lasciamo stare un attimo questa cosa qua. Ma mettiamoci nei panni della ragazza che è stata stuprata. Anche se, come dire, è stata protetta la sua privacy, non è una sorta di violenza simbolica questa, ma anche una violenza simbolica nei confronti delle donne, in generale. Cioè, non ha fatto niente di male, è un video, non c'è, però è una violenza simbolica nei confronti del genere femminile. Almeno queste sono state le critiche che ha avuto questo video. Allora, ci sono tantissime, oppure. Come dire, ci sono un'altra violenza simbolica,
l'obbligatorietà dei ragazzi a scuola fino a 14 anni. Ma se io a 14 anni, ma se io a 13 anni voglio andare a lavorare, perché devo essere obbligato ad andare a scuola? Perché mi dovete violentare in questa cosa? Discutiamone, no? Cioè, nel senso, ci sono nella società, dice Bourdieu, tantissimi atti di violenza, non per forza fisici, ma anche simbolici, cioè più morbidi, ma comunque pesanti e oppressivi. E quindi Bourdieu, diciamo, fa questa critica a partire soprattutto dalla società francese e dal sistema scolastico francese. Dunque, ripetendo, Althusser, apparati ideologici dello Stato, Bourdieu, il concetto di capitale culturale e il concetto di violenza simbolica. Cosa dice invece la scuola di Francoforte? La rivedremo. La rivedremo, quindi io vado molto veloce. Allora, intanto la scuola di Francoforte è una scuola che nasce durante l'epoca nazista. Molte dei sociologi, dei filosofi della scuola di Francoforte erano anche ebrei, quindi per questo saranno costretti a emigrare negli Stati Uniti d'America. Ed è una scuola di sociologia che integra le teorie di Marx e le teorie di Freud. Cerca di fare un'integrazione tra le teorie del filosofo Marx e le teorie del filosofo Freud. Ne fanno parte tre autori: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Cosa critica la scuola di Francoforte? Innanzitutto, la scuola di Francoforte critica la società industriale avanzata, cioè noi viviamo in una società di consumi. Questa società ha l'obiettivo di farci consumare prodotti e farci consumare idee. Questa società che ci dice continuamente consuma, consuma, godi, 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 perché la vita è una sola, perché prendi le scarpe della Nike, perché se non hai le scarpe della Nike sei fuori dal gruppo, questo continuare a bombardare di messaggi consumistici opprime, rende, dice questa scuola, nevrotici, ci ammala, Freud, vedete? Cioè il capitalismo, Marx, genera patologia, Freud. Mi seguite? Questo è, diciamo, il tema di fondo. Quindi una critica della società industriale avanzata, cioè la società dei consumi. Una critica ai miti del benessere e della democrazia, cioè no, questo mito del benessere, dell'uomo che se ha i soldi è felice, dell'uomo che se si fa da solo si autorealizza, il mito del self-made man, no? Dell'uomo che si realizza da solo. No? Ce la farai, credi in te stesso, no? Tutti questi messaggi. Il mito appunto della cultura, la cultura che ormai è una merce. La cultura è una merce. La scuola di Francoforte aveva studiato, per esempio, il come consumiamo cultura. Quindi aveva studiato come funzionano i cinema, come funziona l'industria editoriale, i libri, i giornali, come funziona l'industria radiofonica. La radio, la televisione, il cinema, i giornali, ragazzi, sono innanzitutto industrie, devono vendere. Noi la chiamiamo cultura, questa cosa, ma la logica è quella delle industrie. Oggi potremmo dire Netflix ci fa vedere le serie TV, è un'industria. Ricordatevi che Netflix deve guadagnare dei soldi grazie a noi che vediamo le sue serie. I social network, che ci permettono, no, di parlare con persone che sono a migliaia di distanza, ma ricordiamoci sempre che noi stiamo lavorando gratis per un'industria. Mi seguite? Quindi, critica l'industria, diciamo, culturale avanzata, critica il mito del benessere, critica il consumo, critico, diciamo, la cultura come merce. Critica la società di massa. Noi siamo oggi in una società dove consumiamo prodotti per tutti.
e quindi alla cultura di massa. Critica, poi lo vedremo meglio, anche a un certo tipo di razionalismo, al fatto che questa civiltà è una civiltà altamente tecnologizzata, altamente scientifica e come dire, è altamente tecnologizzata, altamente scientifica perché l'obiettivo è sempre quello di fare profitto. Cioè, quello che dicono è che la scienza, siamo un po' nella filosofia, questi tre autori ci dicono che la scienza è diventata razionalismo cieco e obbediente al capitalismo. La scienza va a braccetto col capitalismo. Cioè la razionalità, no? Pensate alle catene di montaggio, pensate ai supermercati, come sono fatti, come sono ben precisi, prodotti in un certo modo, no? Il mercato della grande distribuzione segue delle fasi precise, no? Quindi una certa critica anche al razionalismo, che è figlio dell'illuminismo. Infatti la scuola di Francoforte criticherà soprattutto l'illuminismo. Dialettica dell'illuminismo è uno dei testi di Horkheimer e Adorno, cioè una critica all'illuminismo, cioè questo elogio della ragione che Kant aveva fatto ci ha portato alla fine ad Auschwitz, perché un campo di concentramento è una vera e propria fabbrica di morte. Il razionalismo scientifico applicato al genocidio. Non so se mi seguite, cioè i campi di sterminio e di concentramento erano delle vere e proprie fabbriche e industrie di morte. Ognuno aveva un ruolo, si doveva ammazzare tot persone al giorno, si doveva fare questo, si doveva lavorare. Cioè, erano delle. Quindi la critica che fa Adorno e Horkheimer è come dire, dall'elogio della ragione, del razionalismo, della scienza, ci ha portato a Auschwitz, questa roba qua. Ma questo poi lo vedremo anche in filosofia. Allora, quindi, concetti importanti della scuola di Francoforte dal punto di vista sociologico, ripeto, critica la società industriale, critica la cultura come merce, critica la società di massa, ok? Uso delle teorie freudiane e marxiste per capire la società. L'ultima scuola, e finisco, è la sociologia critica americana. Autori importanti di questa sociologia sono Robert Lind, David Riesman, Charles Bright. Ne avete anche questi nelle dispense, non vi preoccupate dei nomi. È una scuola di sociologia che critica, diciamo così, la società americana principalmente. La società americana, che è la società capitalistica per eccellenza, ha creato individualismi, egoismi, ha alienato le persone, no? L'uomo della metropolitana bombardato dalle pubblicità dei media, no? Piccadilly Circus o New York City, no? Avete presente? No? Si è disorientato, no? Di fronte, dentro queste società. Quindi, in particolare, Bright Mills ci dice che Bright Mills ha fatto una critica molto forte ai gruppi dominanti della società americana. Chi domina nella società americana sono i gruppi militari, l'esercito, i gruppi finanziari, chi lavora nella borsa, nella finanza, i gruppi industriali. Sono loro che impongono un certo tipo di politica, un certo tipo di società. Infatti, parlerà in particolare, per esempio, dei cosiddetti white collars, cioè i colletti bianchi. Chi domina oggi, dice Bright Mills, sono i colletti bianchi, cioè tutta quella classe fatta di impiegati, tecnici, professionisti, finanziatori. Che diciamo così, sono figli della società americana, che credono nell'idea, no, dell'uomo che si fa da sé, dell'uomo che si autorealizza da solo, no? Quindi la critica che fanno questi tre autori della società americana è una critica al concetto di benessere,
una critica alla, diciamo, ai gruppi dominanti della società americana, militari, industriali, finanziari. Uno dei più importanti libri che spiega questo è quello di Bright Mills, che si chiama White Collars. Dunque, con queste tre scuole abbiamo concluso le teorie del conflitto. Le ripeto ancora una volta: sociologia marxista in Francia, Louis Althusser, apparati ideologici di Stato, Pierre Bourdieu, violenza simbolica e capitale culturale, scuola di Francoforte, Germania, Horkheimer, Adorno, Marcuse, critica la società industriale avanzata, critica la cultura come merce, critica alla società di massa, critica all'illuminismo e alla razionalità, teorie freudiane e marxiste, teorie critiche americane, critica alla società americana, ai gruppi dominanti americani che impongono il loro stile di vita. Pensate al film Wolf of Wall Street, ok? Wright Mills, Lind. Queste sono le teorie del conflitto.